molto resistente ed è ideologico, ed è lo stesso gruppo, è una notizia che ho scritto oggi, che ha presentato in commissione di finanza alla Camera un disegno di legge per i certificati di credito fiscali, che è, per farla breve, un tipo di moneta, sono titoli che lo Stato va a dare, che è parallela all'euro. Loro, 5 Stelle, dicono non sarà alternativa ma è parallela, appunto. Ma insomma si tratta di inserire una nuova moneta nel nostro sistema. Lo so che è una vicenda che ti lascia perplesso, però non è che mi lascia perplesso, ma si finisce mai di scoprire il Movimento 5 Stelle, per una parte, la parte che ha il governo, ovviamente, si sta convincendo del fatto che il MES è necessario, perché, scusa, ma perché noi l'Italia, che è bellissima, visto che abbiamo qui due ministri, uno sì. è stato... Anzi, scusa, posso approfittare, allora, posso approfittare, sì. Faccio vedere però la copertina, sennò poi me lo dimentico, e Martina, giustamente, che ci tiene alla sua nuova creatura, mi redarguisce. Ecco, Maurizio Martina, cibo sovrano per Mondadori, le guerre alimentari globali al tempo del virus. Poi magari nei due minuti finali ci spiega il motivo di cibo sovrano, Martina. Ma allora, scusa. Velocemente, il nostro sud, che ha condizioni climatiche eccezionali, così come la Florida per gli Stati Uniti o la California, perché il nostro sud non può diventare la Florida di tutta Europa? E perché? Quindi residenze per anziani. È anche una forma di business, nel senso, investire sugli anziani, sulle residenze per gli anziani, alloggi per gli anziani. È anche una forma di investimento, sì. No? Di business. Allora, no, fatemi tornare, non c'è niente di male. Solo un attimo, dirlo. Vi prego, vediamo se Alfonsino May, se il collegamento, no, niente, va e viene. No, a proposito di questo... Quindi non, il sud, tu gli devi portare infrastrutture. Le residenze per anziani. Sì, lo fai. Non lo fai con no, le fai, fai, sì, sì, le fai, comunque, sono investimenti due contro due in questo momento. Allora, tu metti a sistema nel recovery fund, metti gli investimenti. Investimenti per le infrastrutture, quindi mi riferisco all'alta velocità, mi riferisco alle strade, eccetera, eccetera, a servizi e alla banda larga. Cioè connetti le cose e con il MES fai gli investimenti sanitari, quindi fai residenze protette per anziani, che nulla esclude che siano anche finlandesi, inglesi o svizzeri, che anziché stare nelle nebbie, allora, se ne vogliono andare al posso sole italiano. Perché abbiamo pochissimi minuti. Ma, poi... ma non col MES. Ma certo posso che sì. Introduco una cosa, perché il libro di Martina ci